Terremoto politico nel comune di Abetone Cutigliano, dove il sindaco Marcello Danti ha revocato le deleghe a turismo, sport, attività economiche, nuove tecnologie e transizione ecologica all'assessore Andrea Formento per il venir meno del rapporto fiduciario. Questa è la motivazione ufficiale. Deleghe che il primo cittadino terrà temporaneamente a sé in attesa della nomina del nuovo assessore che Danti dovrebbe nominare entro la fine della prossima settimana. Una decisione a sorpresa, ma non più di tanto. C'è infatti chi ricorda che lo strappo tra il sindaco e l'assessore di punta del comune appenninico, al quale va sicuramente il merito di aver fatto molto per il rilancio del turismo, sebbene in un momento di gravi difficoltà, dovute anche, come si ricorderà, ad un inizio stagione poco generoso di neve, sia avvenuto già a settembre, quando si doveva discutere se mantenere l'acquedotto sotto il controllo comunale, come avrebbe voluto il primo cittadino, o passare a Gaia S.P.A., posizione quest'ultima sostenuta dall'assessore. Gli scenari che si aprono per il governo del comune a questo punto sono diversi. Danti nomina un nuovo assessore, lascia Abetone senza rappresentanza, innescando così un altro problema. Ipotesi che al momento non gode di grande credito, oppure la maggioranza si spacca con Diego e Maurizio Petrucci, Andrea Tonarelli, Andrea Formento e Veronica Scandagli da una parte, contrapposti a Marcello Danti, Gabriele Bacci e Tommaso Ziviani. Anche questa però è un'ipotesi tutta da verificare. Gli sviluppi si dovrebbero vedere da metà della prossima settimana e non sono escluse sorprese.